Ciao da Luoghi di più turismo, siamo qui al campeggio Branchetto, sui Monti Lessini, giusto, nella Lessinia, con Marco. Noi siamo stati ospiti qui un paio di notti e siamo stati benissimo in una delle casette e vogliamo farci raccontare un po' qualcosa su questo campeggio, sulla filosofia, cosa fate, cosa c'è qui che si può fare. Beh, allora, innanzitutto è un campeggio molto semplice, si spera che possa anche raggiungere, non so, un target di persone che vogliono utilizzare questo parco per camminare, soprattutto per camminare. I sentieri ce ne sono tantissimi, chilometri, e di conseguenza, essendo anche un altipiano, è impossibile perdersi perché si vede quasi tutto, ha una sembianza quasi, direi, forse magari, ma io ho sempre detto che la Lessinia per certi versi assomiglia molto alla Scozia, e soprattutto quando non c'è il sole, quando arrivano questi nuvoloni che sembrano le Island, e in effetti, come quelli che abbiamo visto ieri, che abbiamo provato ieri. Un fotografo olandese che è stato qui una settimana e ha fatto un servizio sulla Lessinia e in certi momenti, caspita, qua veramente sono in un posto diverso da quali sono. E soprattutto è fresco. Sì. E di conseguenza anche in agosto, in ferragosto, il maglioncino sulle spalle può anche essere utile, no? E questo tanto mi piace, e molto spesso, soprattutto per i turisti esteri a cui non piace l'Afa di Verona, esatto. E di conseguenza si fermano qui, dormono, partono la mattina e te li vedi la sera. Una giornata a Verona la si può fare sicuramente, ma soprattutto una girata a Venezia, per loro è una cosa importantissima, per cui partono alle 5 di mattina, alle 7 e mezzo tranquillo sei già a Venezia, parcheggi, giornata e poi ritorno la sera. E qui si riposano e si ricaricano. Esatto, per cui poi... Tra l'altro qua attorno è pieno di malghe dove cucinano, sì, piatti tipici, dove è possibile, certo, ristorarsi. Soprattutto negli ultimi due anni, no, abbiamo assistito a uno sviluppo abbastanza interessante di questo modo di fare turismo, insomma, no? E tra l'altro è una valle molto poco trafficata, nel senso non c'è tantissimo turismo, c'è tantissimo. È molto tranquilla, sì, certo. Come... Ecco, diciamo che siamo comunque però a... tre quarti d'ora di strada da Verona, per cui qui sotto ci sono tutte le città, Verona si vede giù la sera, di conseguenza il bacino d'utenza c'è, cioè, basta comunque essere presenti e richiamare qualcuno. Se dico l'estate è calda, sicuramente il traffico è molto più sostenuto. Tutto di questo. Vengono tutti qua a cercare il fresco. Certo, sicuramente. Ecco, in questa cosa noi ci collochiamo, no? Un turismo molto semplice, e veloce, e di conseguenza massimo i 4-5 giorni, in modo tale che uno possa anche utilizzare il periodo per camminare, per vedere, per stare tranquillo, ecco, basta, fare un po' di tutto. Tutto qua, e questo Perfetto. È un po' l'insieme di quelle cose. Noi sicuramente torneremo, esatto, a rivedere queste valli perché ci hanno proprio colpito per la bellezza del territorio, per la geologia, che c'è qualcosa di incredibilmente bello, e quindi sicuramente torneremo a trovarvi. Nel frattempo, grazie dei Luoghi di più turismo. Grazie di tutto. Ringrazio voi sicuramente. Ciao dai Luoghi di più turismo, alla prossima.